Bitcoin è la moneta del diavolo. Bitcoin lo sentite dire di tutti i colori, che appartiene a Rothschild, che appartiene allo Stato, che è lo Stato che ha deciso di mettere fuori Bitcoin tanti anni fa perché così le persone si abituavano a quello che poi arriverà all'era digitale. Allora, ragazzi, facciamo un po' di chiarezza. Bitcoin è nato dagli anni 90, addirittura qualcosa anche prima, per creare un sistema di moneta libera non dipendente dai governi. Chi dice queste cose? Io vi invito a riflettere, guardare, abbiamo creato un corso gratuito dove spieghiamo le cose. Potete trovare valanghe di materiale online. Cioè, Bitcoin è nato da persone come voi e come noi che volevano la libertà dell'individuo, quindi non è in mano a nessuno, non c'entra nulla quello che sentite dire. Quello che voi sentite dire che ci sono, perché ovviamente l'open source Bitcoin è un open source, quindi il codice può essere copiato e riutilizzato per fare altre cose, quello che sentite sono altre persone che hanno creato dei progetti anche magari malevoli utilizzando la tecnologia di Bitcoin. Quindi questo non di Bitcoin, ma una tecnologia simile a quella di Bitcoin. Questa è la verità.